Ragazzi, qui torna in Italia un giocatore che mi è rimasto tantissimo a cuore alla Juventus, ovvero Alvaro Morata. Però in questo caso Alvaro Morata vestirà la maglia rossonera. Morata è un nuovo giocatore del Milan. Il Milan pagherà la clausola rescissoria di 13 milioni. Morata firmerà tipo un triennale barra biennale a un bel po' di stipendio all'anno, uno stipendio alto da quello che ho letto, adesso non so esattamente le cifre, ma tipo dovrebbe prendere quasi 6 milioni in 2 anni Morata, o se non sbaglio 6 milioni all'anno, no, 6 milioni all'anno è troppo, se non credo male, però comunque piglia un bello stipendio al Milan, adesso non so le cifre esatte perché Romano non le ha portate, ma Morata prima di andare in vacanza a Madrid, diciamo che svolgerà già le visite mediche e poi diventerà presto un nuovo giocatore del Milan. Ragazzi, che dire, io ad Alvaro voglio un bene dell'anima perché ha sempre dimostrato affetto con la maglia bianconera. Mi farà un po' male vederlo con una maglia in Italia che non sia quella della Juventus, ma da una parte è giusto così, perché la Juventus aveva sondato il Morata triste, se vogliamo, no? Come giocatore, no? Magari perché Milik non ti convinceva più, anche dato l'infortunio, si stava pensando a Morata che come panchinaro, no? Come riserva, prima riserva davvero attaccante, sarebbe stato un colpo ottimo perché Morata è molto funzionale, Morata fa giocare bene la squadra, la fa salire e come riserva alla Juve ci poteva stare. Invece il Milan lo prende come attaccante titolare, come dopo Giroud. Che ecco, se vado a pensare a Morata alla Juventus come riserva, è un acquisto buono e funzionale secondo me, perché comunque appunto quando devi far rifiatare qualcuno, Morata è un ottimo ricambio. Ma se pensiamo al Milan, che si era affidata su Zirkzee, che voleva pagare la clausola rescissoria, che il problema è che poi alla fine non si è fatto nulla per via delle commissioni e poi Zirkzee è andato allo United, passare da Zirkzee, giovane talento futuro per il Milan, a Morata, che è un giocatore già fatto, forte, ma fatto e quasi finito, perché comunque Morata ragazzi è del 92, c'ha 31 anni, può farti 3-4 anni, però ovvio non possiamo paragonarlo a Zirkzee, cioè capite che non c'è proprio equilibrio tra i due, uno è un giocatore di talento giovane, l'altro è un giocatore forte ma che c'ha già comunque una certa età, che è del 92 Morata. Quindi ecco, da questo punto di vista il Milan si compra un giocatore pronto, se vogliamo nell'immediato per quest'anno. Però a lungo andare comunque andrà a scendere, no? E quindi non lo so, non lo so. Morata panchinaro mi avrebbe convinto tantissimo, sia alla Juve che in un'altra squadra, no? Se il Milan avesse avuto la Puna titolare e tu pensi che poi c'è Morata come ricambio, è perfetto. Ma pensare a Morata titolare come prima punta del Milan, non lo so, non mi convince del tutto, ecco, non mi convince del tutto. Poi per carità, è un giocatore molto, molto esperto Morata, ci ha vinto tutto in carriera. Morata ha vinto veramente tutto in carriera. Non vi sto qua a dire i trofei di Alvaro Morata, ma tra Champions League, tra la Coppa appunto gli europei che ha vinto ieri, ha vinto anche il Mondiale per club, ha vinto di tutto, Supercoppe spagnole, Champions League, campionati di Serie A, ha vinto tutto Morata, vale ancora 16 milioni su Transfermarkt, quindi nel senso alla fine è un giocatore che viene pagato quei 3 milioncini in meno da parte del Milan grazie alla clausola rescissoria. E ripeto, ora l'acquisto Morata c'ha senso secondo me da parte del Milan, qualora il Milan poi dovesse piare un altro attaccante che potrebbe fare il titolare e che si alterna con Morata. Ma se pensiamo a Morata titolare e Jovic riserva, il Milan secondo me deve fare un po' di più, deve fare un po' di più da questo punto di vista, però il colpo Morata l'approvo. A prescindere dal colpo Morata l'approvo, ripeto, non mi convince del tutto se fosse lui titolare e basta, perché se è il Milan e comunque qualcosina in più devi proporre. Ricordiamoci che Morata può fare anche l'ala sinistra all'occorrenza, perché con Allegri lo ha fatto, quindi diciamo che punta centrale alla sinistra, anche se fa solo la punta centrale al Milan, perché comunque su quella fascia c'è Leao e diciamo che il ruolo è già ben occupato. Ripeto, mi farà male vederlo a Milan perché mi farà male. Morata, io ci sono legato tantissimo a Morata, però è giusto che comunque lui si possa rilanciare, soprattutto visto che
all'Atletico Madrid, sono stati chiari, hanno preso tantissimi attaccanti e per lui non c'è spazio, contentissimo anche per lui che ieri abbia vinto l'Europeo e niente ragazzi, andiamo a vedere i dati di Morata da quando dell'anno scorso, un giocatore che l'anno scorso ha fatto 48 partite, 21 gol e 5 assist, quindi Morata ottima stagione anche l'anno scorso da parte dell'Atletico, 32 partite in Liga, ne ha fatte 10 in Champions, 5 nel Coppa del Re, 1 in Supercoppa, ha fatto 15 gol in Liga, ne ha fatti 5 in Champions League, 1 gol in Coppa del Re, ha fatto anche 4 assist in Liga e 1 in Champions, è un giocatore che se sta bene abbastanza Morata a livello fisico, le ha giocate parecchie. Ripeto, è un attaccante che nell'immediato ti può anche andare bene come punta per i primi 2 anni. Però, ovvio, se uno pensa a un progetto futuribile da parte del Milan, è ovvio che un Zirkzee a 3 volte meglio. Purtroppo, si pensava, no, a un Milan che dici cambio Giroud, che è un attaccante che ha fatto benissimo l'anno scorso, ma comunque era molto, molto, tra virgolette, avanti con l'età. Per magari ringiovanire l'attacco, piare un bomber davanti più giovane, alla fine ti salta Zirkzee e prendi Morata, che non è come Giroud a quell'età, però ripeto, c'ho già 31 anni, Morata, e va verso comunque la fine della sua carriera, perché poi alla fine a ottobre ne fa 32, e poi per carità, ripeto, la carriera di Morata non si discute, cioè ha fatto 589 presenze lui da quando è nel mondo del calcio professionistico, 216 gol, 82 assist, cioè veramente è un giocatore clamoroso, clamoroso Morata, 34.200, no, 34.356 minuti giocati, un giocatore che ha avuto degli infortuni, sì, però alla fine se ne va a vedere è stato comunque abbastanza sempre bene, ha fatto 490 partite da punta centrale, quindi ripeto la prima punta del suo ruolo con 193 gol e 69 assist, ha fatto 27 partite dalla sinistra facendo 6 gol e 7 assist e ha fatto 11 partite anche da ala destra facendo 5 gol, quindi Morata è intercambiabile, Morata può giocare di punta centrale. Fisso, però per l'occorrenza puoi mettere a sinistra o a destra e comunque il suo contributo lo fa. Poi è un giocatore che si sacrifica anche molto per la squadra, quindi se c'è bisogno di tornare indietro per la fase difensiva, Morata lo fa. Abbiamo visto con la Spagna, non in questo europeo, quanto si è sacrificato per la stessa nazionale. Ripeto, un giocatore che comunque porta palla, non è mai stato un bomber da 25-30 gol in campionato, però alla fine se ne va a vedere Morata a stagione, e vi parlo di stagione, considerando anche tutte le altre competizioni, è sempre quel giocatore che ogni anno quei 15-20 gol te li porta. Infatti quest'anno con l'Atletico ha fatto 21 gol in stagione, da Champions League, Coppa del Re e campionato. Ragazzi, Morata è un nuovo giocatore del Milan, ripeto. Pagherà la causa rescissoria al Milan di 13 milioni di euro e in settimana ci saranno le visite mediche. Il cuore mi fa male, il cuore mi piange, io ad Alvaro voglio un mondo di bene, però quest'anno saremo avversari in campionato. Vediamo un po' come si comporterà il Milan. Io la mia ve l'ho detta, nel senso che Morata è un grande attaccante, può anche far molto bene nell'immediato, ma non è un progetto futuribile. Io al Milan mi aspettavo un attaccante giovane, un bomber giovane per il Milan, visto che comunque hai abbandonato Giroud. Avevi Zirkzee tra le mani, non paghi le commissioni, Zirkzee ti sfuma e prendi Morata. Sono due attaccanti comunque molto diversi, Morata e Zirkzee, molto molto diversi. Quindi ti fa capire che da questo punto di vista, secondo me, la società del Milan non ha abbastanza idee chiare, perché se passare da Zirkzee a Morata c'è parecchia differenza. Vedremo se arriverà un altro attaccante nuovo, più giovane, magari chissà un titolare, non lo so, non lo so. Fatto sta che il Milan piazza il suo primo colpo importante. E quindi anche il mercato del Milan finalmente sta prendendo forma. Inizia a prendere forma perché è appena iniziato. Il primo colpo è Morata. Poi staremo a vedere. Ragazzi, lasciate un bel like. Mi raccomando, questo nei commenti. Fate sempre voi cosa pensate appunto di Morata al Milan. Se secondo voi va benissimo anche per l'immediato come prima punta, o se la pensate anche come me, che sarebbe servito comunque un attaccante più giovane, visto che Giroud è andato via e magari Morata poteva fare la seconda punta, no? Come l'attaccante che ogni tanto subentrava a dar fiato, come aveva l'idea la Juve di togliere Milik e Pier Morata, però giustamente lui ha scelto il Milan perché vuole giocare, titolare, ed è anche giusto così, e soprattutto anche se vuoi c'è l'iscrizione al canale che fondamentalmente non costa nulla e per il vostro supporto. Ragazzi, qui l'abbiamo anche tutto,
Ragazzi, ripeto, Alvarito Morata, due stagioni, due volte tornato alla Juventus, si è anche sposato con la famiglia, grande tifoso della Juve, però sarà al Milan. Bella.